secondo video della giornata, quindi se mi vedete così è perché ho girato già un video precedentemente e questo è il video dei Most Played in collaborazione con Martina, LittleSnake90 qui su YouTube. Vi lascio i link al suo canale e al suo video così potete andare anche a sbirciare i prodotti utilizzati da Martina. Most Played del mese di febbraio e partiamo subito dai capelli. Ho uno shampoo che è questo qui della Fructis, che come vedete non è verde la confezione, strano ma vero, ed è lo shampoo antiforfora e sfogliante delicato più attivo antibatterico, triva efficacia, elimina la forfora dall'origine, azione antiricomparsa e azione esfoliante delicata per tutti i tipi di capelli. Ha questi microgranuli che sono 100.000 microgranuli, non so dirvi perché non li conto. Comunque secondo me non ha un'azione leggerissima perché comunque va a sfogliare bene. Sapete come gli scrub con quei granuli molto grossi e molto aggressivi? Così è lo shampoo, però diciamo che la mia cute è forte e quindi questo shampoo va benissimo, non mi va a aggredire il capello in profondità, ma penso che per un capello sensibile, secco, ma con forfora sia un po' troppo aggressivo. Comunque sono 250 ml, 12 mesi dall'apertura alla scadenza, l'inci non sarà verde, ve lo provo ad avvicinare, fate un ferma immagine se avete intenzione di guardare l'inci. Secondo prodotto per i capelli che sto utilizzando molto è questo qua della Framesi, ho finito la spuma quindi la vedrete nei prodotti finiti, ed è un Hair Treatment Line ed è uno spray volumizzante, modellante, protettivo, antitermico. Io lo utilizzo vaporizzandolo su tutti i capelli bagnati prima di andare col phon. Vi devo dire che da quando utilizzo questi prodotti termici non ho più le punte rovinate, i capelli sono molto morbidi, molto lucenti e quindi è uno spray che mi piace. Non so se questo ha parabeni, non ho mai controllato l'inci, però alcuni prodotti di questa linea avevano la dicitura senza parabeni, quindi non so dirvi se anche questo ha parabeni, ma penso di sì, infatti sì, ce li ha. Comunque vi lascio il l'inci se riuscite a vederlo in qualche modo. E sono un 100 ml, 12 mesi dall'apertura alla scadenza, ce l'ho da tantissimo tempo, dura veramente tanto come prodotto, però è valido, è professionale, quindi ve lo consiglio se i vostri parrucchieri ce l'hanno nel loro centro. Crema corpo, e questo mese finalmente ho da farvi vedere una crema corpo perché mi sto veramente mettendo di impegno a utilizzare una crema per il corpo, soprattutto per le gambe, e per ora sto utilizzando questa qua, che è allo zucchero a velo ed è la The Sense, scusatemi se non lo pronuncio bene, sono 75 ml, la scadenza è 6 mesi dall'apertura. Sicuramente non avrà un inci buono, però l'ho voluta comprare perché l'ho trovata da Tigo Tra prima delle casse. Ho visto che era un formato abbastanza piccolino, costava 1,50 euro, 1,90 euro, e quindi ho detto proviamola. E poi ha una profumazione molto molto intensa e ha più profumo rispetto che idratazione. Però per una come me che non usa crema corpo, per iniziare a utilizzare qualche cremina, secondo me è molto valida. Comunque la trovate da Tigo Tra, come vi ho detto. Ho utilizzato vari profumini e acqua profumate. Per prima cosa ho utilizzato questa acqua profumata di Kiko, che come vedete siamo agli sgoccioli, le scritte sono andate via perché ce l'ho da secoli e cerco di smaltirla, e spero che prossimamente la troverete in un video dei prodotti finiti. Comunque ha una profumazione abbastanza buona, abbastanza dolce però allo stesso tempo amara, e secondo me è carina come profumazione, anche se come sapete le acque profumate non durano moltissimo, quindi prediligo un po' più i profumi. Poi sto utilizzando questo qua che ho comprato da Douglas ed è il Fired Violet, non ha odore di violetta ma ha un odore molto, una profumazione molto agrumata. L'ho acquistato perché comunque utilizzavo l'unico profumo che ho, che è quello di Guerlain, che è questo qua, Le Petite Robe Noir, che sapete che io amo, lo utilizzavo sempre, anche a volte stando in casa oppure andando a fare la spesa, che a volte profumi così forti
non è sempre consigliato, e quindi ho voluto prendere un profumino che costava un po' meno, perché l'ho pagato 5 euro, che poi non l'ho pagato neanche perché avevo uno sconto di 5 euro, vabbè, e ho voluto prenderlo appunto per non utilizzare sempre questo e non utilizzarlo per occasioni non opportune. Ho utilizzato due deodoranti, uno è un deodorante intimo, che è questo qua di Derma Plus. Dice che non contiene né alcol e né coloranti, sono un 100 ml, la scadenza è 12 mesi dall'apertura, e mi piace utilizzarlo soprattutto quei giorni che sto fuori casa spesso. Ha una buona profumazione di pulito e secondo me il lavoro lo fa. Un altro deodorante che sto utilizzando, questo qua per le nostre amiche ascelle, è questo qua di Dove, che come sapete non è che mi piace più di tanto, però naturalmente non si butta niente, ed è in stick. Come vedete lo sto quasi finendo, non ce n'è tantissimo. Ha una profumazione buona di pulito, a me piacciono molto le profumazioni Dove, però l'unica pecca è che non dura tutto il giorno, non è ancora il deodorante top per me, non l'ho ancora trovato il vero top top. Comunque sono 30 ml, 24 mesi dall'apertura alla scadenza, io preferisco un po' di più gli spray che questi, però anche questi li utilizzo. Per quanto riguarda il viso, utilizzo sempre la mia cura per l'acne, stiamo migliorando, quindi ho ottenuto abbastanza dei buoni risultati, anche se c'è da lavorare ancora. Però in aggiunta sto utilizzando questo, vi devo fare un video haul perché ho acquistato un po' di cose e non ve l'ho ancora fatte vedere. Comunque questo è uno dei prodotti che ho acquistato ed è della Clarins. Come sapete io adoro questo latte detergente, lo adora anche mia sorella. Questo è per le tipologie pelle miste e grasse, sono un 400 ml, abbiamo deciso di comprare il formato grosso perché era in sconto insieme a questo, era un kit di tutte e due, che appunto il tonico e il latte detergente. Il latte secondo me strucca benissimo, mentre il tonico è l'unico tonico che riesce a sopportare la mia pelle, perché non è fortemente alcolico e non mi brucia la pelle, e quindi sono due prodotti favolosi. L'abbiamo deciso di acquistarli, mi sembra sui 30 euro tutte e due, e sono entrambi 400 ml, entrambi con scadenza 18 mesi dall'apertura, non hanno inci verde, sono dei prodotti di alta profumeria e io ve li consiglio perché sono favolosi. Insieme a questo vi consiglio anche lo struccante di Clarins, perché è veramente veramente valido. In più, la cosa buona di questo formato è il fatto che hanno il dispenser così, mentre gli altri formati non ce l'hanno. Anzi, gli altri formati sono anche molto più scomodi perché hanno un buchino piccolissimo e poi alla fine non si riesce a prelevare tutto il prodotto, mentre con questi secondo me si potrebbe riuscire. Quindi sono due alleati che piacciono sia a me sia a mia sorella, li utilizziamo insieme, vivendo anche insieme, e ci piacciono. Come struccante sto utilizzando questi fior di magnolia, sapete che è uno struccante che costa pochissimo, che trovate all'Eurospin intorno a 1,80 euro, sono 150 ml, la scadenza è 12 mesi dall'apertura, ha un bifasico che strucca molto bene, quindi un rapporto qualità prezzo favoloso. In più non è oleoso, quindi non mi dà fastidio. Molti struccanti bifasici sono oleosi e io li odio, mentre questo qui è molto leggero, e in più anche per gli occhi sensibili non va a far bruciare l'occhio ed è fantastico. Come contorno occhi sto utilizzando questo di Avon della linea idratante, infatti Hydrating Eye Cream. Non lo utilizzo quotidianamente perché non sono costante nell'applicazione di questo prodotto, comunque lenisce molto e idrata, non nutre il contorno occhi, quindi se avete delle occhiaie molto marcate, delle morsure molto marcate, non fa per voi, ma questo è molto valido e poi costa poco, lo trovate sul catalogo Avon. Un altro prodotto Avon è questo qua, che sono il gel che fa come le striscette di Essence o di Nivea o eccetera, sono 30 ml, la scadenza è 12 mesi dall'apertura, è un gel che voi applicate in strato sottile, aspettate una ventina di minuti, tirate e dovreste avere tutti i brufoletti. Inizialmente me lo faceva, adesso un po' meno, però comunque alcuni li toglie, quindi è una buona alternativa alle striscette di Essence, e poi dura
di più rispetto alle striscette. E poi come maschera sto utilizzando questa, che tra un po' finirò, è la My Mask Maschera Original. Questa è per tutti i tipi di pelle, ma anche quelli di tendenza grassa. Elimina le impurità e il sebo in eccesso, è con argilla verde, estratti naturali, con proprietà purificanti, vitamine antiossidanti. Dice che è testato dermatologicamente, no parabeni e no allergeni. Sono 75 ml, vi lascio l'link di questo perché secondo me potrebbe interessare. Ed è una maschera purificante all'argilla, senza infamia e senza lode. Ne ho provata di meglio, ad esempio mascherita piperita l'ho preferita. Finiamo col make-up. Per quanto riguarda la base sto utilizzando questa BB Cream, che direte è nuova, diganni. Infatti sì, è la Pure Active Anti-Imperfezioni Light Clear. È questo qui, cream anti-imperfezioni, pelle grassa e con imperfezioni. Il formato è più grande perché sono 50 ml. La scadenza è 12 mesi dall'apertura. L'inci non ce l'ho qui da farvelo vedere perché ho buttato la scatolina, però mi ricordo che c'era del dimeticone. Comunque non è bio. Infatti penso che poi non la riacquisterò più perché è più scura della mia carnagione e si nota il distacco. Ce l'ho su anche oggi, ma grazie alla Mineralize Skin Finish di MAC riesco un po' a nascondere questo colorito un po' troppo scuro e non tiene moltissimo. Devo ancora valutarla perché la sto utilizzando da poco, però non è una BB cream che mi sta piacendo alla follia. Forse ho preferito di più quella per pelli miste per quanto riguarda la consistenza molto liquida, però è veramente coprente, quindi se avete da coprire e volete una BB cream, questa è valida. L'ho pagata sui 9 euro, l'ho comprata all'Iper. Vi ho nominato la Mineralize Skin Finish di MAC, che stiamo arrivando agli sgoccioli e mi dispiace veramente, era piena di polvere, di cipria, di tanto. Comunque questa qui, come vedete, non ha più la bombatura. Sapete che io utilizzo la Medium Plus e sono 10 grammi, la scadenza è 24 mesi dall'apertura, molto molto valida e secondo me dura tantissimo nel tempo, quindi ve la consiglio. E in più un'altra cipria che utilizzo è questa qua per i ritocchi finali, nel senso per fissare il tutto, che è questa qua, che è la Vought Matte di io ho le ciprie piene di Essence, come vedete c'è un bucone immenso perché secondo me si sgretola troppo facilmente col passaggio del pennello. Fissa molto bene, io la utilizzo anche durante la giornata, non ha inci verde e la scadenza è 24 mesi dall'apertura, il contenuto è 8 grammi, quindi è anche buona. La cosa che secondo me dura poco perché si sgretola troppo e non va bene. Come correttori, anche qua siamo agli sgoccioli, sto utilizzando il Full Cover di Make Up For Ever. Ve lo consiglio di acquistarlo se avete degli sconti da Sephora o se andate al Cosmo. Prof, io quest'anno mi sa che non vado e mi dispiace veramente tanto. Comunque la colorazione 6, sono 15 ml, 12 mesi dall'apertura alla scadenza, ottimo per i brufoli, non per le occhiaie perché vi va a creare un pastone e va a finire nelle pieghette, quindi non ve lo consiglio, ma per i brufoletti e per le imperfezioni è favoloso, molto molto coprente e duraturo anche se non fissato. Un altro correttore che sto utilizzando è questo della Blush Professional, è uno di questa palette ed è il colore giallo che io uso per le occhiaie e mi copre veramente bene e mi piacciono questi correttori della palette. Infatti mi dispiace che abbia tanti colori che io poi alla fine non utilizzerò, spero di utilizzarli su qualcun altro in futuro se il lavoro inizia a girare bene, però su di me non li posso utilizzare. Come terra sto utilizzando questa di MAC, come sapete non è per me pigmentatissima, bisogna andarci giù forse di pennello, però per chi ha le prime armi col contouring secondo me è valida, però per una terra che ha un costo elevato come questa di MAC avrei preferito più pigmentazione e io stare più attenta col pennello. Comunque anche questo sono 10 grammi, la scadenza è sempre 24 mesi dall'apertura. E poi, ultimo prodotto di MAC, Soft & Gentle, che io uso come illuminante, favoloso, l'illuminante che non finirà mai. E mi piace perché è bello illuminante, sta bene su tutti i tipi di pelle, è un doratino carino e sia sulle scure che sulle chiare, secondo me, fa il suo dovere. Due blush in crema che ho utilizzato moltissimo sono questi due di MUA e sono il Blossom e il Dolly.
sono 3,2 grammi di prodotto, 12 mesi dall'apertura, si sfumano molto bene, io lo utilizzo con lo stippling di Real Techniques, e uno è un rosato, che è appunto questo, e un altro invece è un pesca, ed è questo. Io li utilizzo come primer dei blush che utilizzo poi dopo in polvere. E un altro blush che ho utilizzato moltissimo è questo della palette di Elf, ed è questo qua, e la palette è il Contouring Blush and Bronzing Powder. È un blush che mi piace moltissimo, che come vedete è un po' il solco, e è uno dei blush che ho messo nel mio progetto smaltimento prodotti. Ho utilizzato un sacco di matite. Per quanto riguarda i long lasting, ne ho utilizzati due di Kiko, e sono il numero, non so perché si è cancellato, però è questo marrone molto molto scuro. Come vedrete, li sto amando, perché veramente ce n'è pochissimo di prodotto, e sicuramente tra un po' arriveranno addirittura di arrivo. Bam! Cosa è successo? Ah no, non si è staccato questo, mentre gli altri, alcuni mi si sono staccati, però comunque lasciandoli dentro la confezione comunque si possono utilizzare. Questo ad esempio si è staccato, questo è il rosa ed è il numero 15, come vedete si è staccato, però io lo continuo a tenere nella sua confezione, ed è 24 mesi di scadenza. Il quantitativo sono 1,64 grammi di prodotto. Si stendono molto bene. Ho provato ad utilizzarli senza primer e non mi vanno nelle pieghette. Pensavo di sì, invece no. E avendo una palpebra oleosa pensavo di sì, mentre invece no, quindi sono contenta. Nera sto utilizzando questa qua di Essence, che è la Long Lasting, la 01 Black Fever, anche questo siamo addirittura di arrivo. Ce n'è poca. È una matita, secondo me, che all'interno dell'occhio non dura così tanto, però esternamente come riga di eyeliner la preferisco, infatti sto utilizzando più questa che gli eyeliner. Un'altra matita che sto utilizzando è questa Duo, ma nella parte più scura, ed è della Yves Rocher Duo Col Metal, e sto utilizzando la parte che si chiama Vert de Grise, che è questa qua, mi piace moltissimo. Ogni tanto, per variare dalla matita nera, utilizzo questa grigia molto scura. Poi, come altre matite, sto utilizzando questa blu e questa verde di questa blu di Sephora e questa verde di L'Oreal. La blu si chiama 02 Keep Blue, la verde si chiama 505, la Persian Green. Entrambe non mi piacciono per quanto riguarda la durata, perché vanno a spiccicarsi sopra la piega. Infatti lunedì ho utilizzato la blu, di solito gli metto un ombretto blu sopra, ma siccome andavo di fretta perché mi sono svegliata tardi, dovevo andare a scuola, non l'ho messa. Infatti poi a metà giornata ci avevo la piega dell'occhio blu e non va bene. E la stessa cosa mi succede con la verde, quindi le sto utilizzando per finirle e per non ricomprarle mai più. Poi un'altra ultima matita, che siamo addirittura di arrivo anche con questa, sto diventando brava e sono tanti addirittura d'arrivo. Comunque è la pastella avorio di Neve Cosmetics, e vi devo dire che non dura tanto all'interno dell'occhio, però ha un effetto bellissimo. Ho già trovato la sostituta che vi farò vedere nel video haul. Poi come primer sto utilizzando questo, che non è di Kiko, ma è un primer di un campioncino di Zoeva. Mi sta piacendo tantissimo, sia quello matte che ho finito e sia quello perlescente che sto finendo. Quindi se fate un ordine da Zoeva oppure anche su Macchillaia, cioè, ma anche in giro sul web, prendetelo, perché è un buon primer e ha un prezzo abbastanza fattibile rispetto a un primer potion oppure a un primer di Too Faced, che è lo Shadow Insurance. Come mascara sto utilizzando questo, siamo ritornati alle origini, perché è un mascara che ho utilizzato molto tempo fa e che mi è piaciuto, per andare sul sicuro l'ho preso. Sono 9 ml di prodotto, 6 mesi dall'apertura, lo scovolino è cicciottino appuntito verso il finale, come vedete, e volumizza molto bene, separa molto bene le ciglia, va lavorato bene,
però è molto molto valido, ve lo consiglio, e ha un costo poco elevato perché è uno dei mascara di Essence che penso che costi meno degli altri, però comunque mascara Essence costano comunque poco. La palette sto utilizzando moltissimo le due Naked, la Naked Basic e la Naked 1, favolose, fantastiche, non mi dilungo più di tanto. E poi sto utilizzando questa palette che ho creato io e sono ombretti Mua, Essence, Kiko, un ombretto MKL e poi ci sono degli ombrettini della palette di Sleek che ho voluto depottare in un'unica palette, sono due palette di Sleek e appunto è questa qua, come vedete un tripudio di colori. Sto utilizzando moltissimo questo rosa qua di Essence e i grigi di Kiko. Eccoli qua, e qualche ombretto di Sleek, e poi naturalmente sapete questo qua di MKL, il mio preferito per l'arcata sopraccigliare. Sto utilizzando anche il bianco molto molto spesso. E poi naturalmente c'è questo qua di Mua, che è il dupe del Club di MAC, che lo utilizzo moltissimo. È una palette che ho creato io e che mi piace veramente veramente tantissimo. Poi passiamo alle labbra. Sto utilizzando per smaltirli questi due prodotti che erano di una collezione vecchia di Kiko, ma so che sono entrati in permanente. Sono dei prodotti molto validi perché durano a lungo, sono belli pigmentati e sono delle tinte a pennarello. Io ho su la 108 e ho anche la 103 e li sto utilizzando alternandole appunto perché sono prodotti che ho da un più tempo e che vorrei smaltire, mi piacciono. Poi sto utilizzando moltissimo questo gloss della New York Color che è un 7,2 ml e è il 578 e secondo me è uno dei lip gloss che dura di più rispetto a tutti i lip gloss che ho provato finora. E mi piace come effetto, ne ho tre e sono tutti e tre molto carini. Questo ha dei glitterini all'interno, mentre gli altri due sono matte, lucidi, molto carini. Poi, naturalmente, non può mancare il rossetto Chatterbox di MAC. Sto facendo qualcosa del Back to MAC, quindi non vedo l'ora di finire per prendere un rossetto in regalo. E poi naturalmente della China Doll di Pupa, sempre questo che è il 103, che è un nude favoloso che mi accompagna e mi accompagnerà finché morte non ci separa. Infine ho da farvi vedere gli smaltini che ho utilizzato. Allora, molti sono in coppie perché naturalmente faccio l'Accenture Manicure e quindi molti li vedrete in coppia. Uno è questo che è l'819 di Kiko, che è il Quick Dry ed è il nero, e lo accoppiavo molto spesso con questo di Astra che non so che colore sia. Ah sì, Metallize Silver, quindi tutte le unghie con il nero e poi questo per l'unghia diversa e mi piace come abbinamento. Altra accoppiata, il numero 805, sempre di Kiko, perché come sapete io Kiko ne compro sempre moltissimi, ma non mi piacciono, però ce li ho. Quelli della linea base non li sto più comprando e sto cercando di smaltire quelli che ho. Di questi qua mi stanno piacendo, quindi qualcuno magari prossimamente li prenderò. E poi il Michelinia di Pupa, che è il 312. Che mi piacciono insieme, molto molto carini. Poi questo smalto che io utilizzo sempre quando non so che smalto mettere ed è il 320 di Kiko, come vedete ne vedrete tanti di Kiko. Il 293 è un viola e infine ultimo di Pupa è questo qua che è il Magnetic Polish, che come vedete è quello che ho sulle unghie. Sto diventando brava a fare l'effetto magnetico. E questo è l'arancione rosso ed è lo 03 Kitto. Ho fatto quella tale invece di quella obliqua e mi piace come effetto. E sto finendo sia questo che quello grigio. Un po' mi dispiace, ma penso che comunque in commercio ci siano ancora. Bene ragazze, questo era il video dei prodotti più utilizzati del mese di febbraio in
qua sotto, oltre al link di Marti, vi lascio il link al mio Instagram, al mio Facebook e al mio Twitter, così possiamo sentirci molto più facilmente rispetto che ai video su YouTube, anche se vi ho già detto che comunque cercherò di girare uno o due video alla settimana, uno più o meno a inizio e uno più o meno a fine. Vi mando un enorme bacio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!